Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questa nuova puntata della Guida Galattica per Modellisti. Oggi siamo alla UESM di Milano. In questo momento c'è in corso un fantastico torneo, anzi un doppio torneo. In questo momento abbiamo in contemporanea un torneo di Kill Team e di Underworlds. Ma venite con me, andiamo a vederne di più. Andiamo, 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 andiamo. Questo torneo, voglio dire, che è organizzato da quei personaggi sexy e un po' ambigui della Ludic, di cui abbiamo un'esposizione alle vostre spalle. Ciao Giulio! Cosa stai facendo, a parte rubando cose? In realtà sto prendendo gadget tipo spillette, adesivi così da distribuire ai partecipanti. Ti vogliamo bene, ricordati. Grazie ragazzi, anch'io. Da questo lato della sala abbiamo i nostri giocatori di Underworlds che superano in numero quelli dall'altro lato della sala, come potete vedere, che sono quelli invece di Kill Team. Quindi, ai ai ai, giocatori di Kill Team, siete pochini oggi. Qui abbiamo degli orchi incattiviti che stanno caricando dei poveri topolini. Come sta andando? Sto vincendo, ma mi stanno picchiando. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No, lo faccio quando sono bravissimo. Tra l'altro notiamo una maglia del Warpstone messa lì così a caso. Sì, adesso non faccia il grosso e non gonfi il petto, per cortesia. Qui abbiamo finito la partita, qui c'erano degli spettri contro dei grobi. Com'è andata? Per ora. È andata che stiamo facendo un po' di casino in campo, perché siamo in tanti, però i goblin per adesso tirano qualche critico in più. Oh, e quindi questo ci piace. Sì, vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No, non posso. Questa partita veramente non posso. Vuoi dirle tu? E sì. Gli spettri non sanno lanciare incantesimi. Questi spettri oggi... Questi in particolare. Sì, questi oggi non c'hanno voglia. Grazie. C'è ancora in corso uno scontro dei rancori, abbiamo dei nani contro dei poveri topolini. Come sta andando? Abbiamo appena iniziato, guarda. Prima l'ha vinta lui, di poco però. Di poco però, diciamolo, che i nani queste cose se le segnano, non sono rancorosi. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No, è un bravo ragazzo. Per ora ragazzo. No, per ora no. Tu vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? Assolutamente. Come sta andando fino adesso? Sta andando bene. Sei contento? Bello. Rilassato, fa un po' freddino, ma va bene. Freddino. Delle bruttissime persone. Abbiamo un Doc Nico a caso. Come sta andando? La prima è stata tragica. Mi confermo le mie... Beh, ma tu fai il bullo solo col paesiello. Vero, anche con Simo. Ciao Simo. Perché noi gliela mandiamo a dire. No, esatto. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No. Dille tu per favore. Smetti a sfigare. già mi conosce. Quindi... orchi contro orchi. Come sta andando? Botte da orchi. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No, è un bravissimo ragazzo. Vuoi dirle tu? No, anche lui è bravissimo. Per ora no, per ora gli orchi si vogliono bene, stranamente. Come sta andando? Potere... A colpi di magia sta andando molto molto bene, anche se c'è un po' di freddo, bisogna scaldare la situazione. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No, è uno degli avversari migliori che c'è al torneo, quindi non devo dirgli niente di cattivo. Questo un po' mi offende, sai il perché. Vuoi dire tu delle brutte cose al tuo avversario? Brutte no, però devo dire che i goblin esplodono davvero bene con la magia. Tante scintille verdi. Com'è andata fino adesso? Hanno vinto gli Sturmsmire 14-9. Gli orchi si difendono, ma non riescono. Ma non riescono ancora a menare, esatto, come vorrebbero. Esatto. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No, è gentilissimo, bravissimo. Perfetto. Vuoi dirle tu delle brutte cose? Sì, cioè, un orco deve venire a pestarmi. Deve provarci, quantomeno. Il mazzo è super testato. Orruk Defiance. Molto bene. Nani contro nani, come sta andando? Ma la prima l'ha vinta lui, ma secondo me c'è lo zampino di Zins qua in mezzo, esserci troppo... Ah, qui volano accuse pesanti? Sì. Vogliamo dire delle brutte cose al tuo avversario? Ma dei mogugni. Segniamo sul libro dei rancori. Perfetto. Vuoi replicare qualcosa di brutto? Va bene così. Ma non parlo italiano, poi non mi capirebbe neanche. Molto benissimo. Qui come sta andando? Bene. Vinto, perso? Perso. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? Non ancora. Vuoi dirle tu? No, dai. Qui come si comportano i fantasmini? Bene, dai. Questi non pensavo contro gli spettri. Quei gemelli un po' meno, parrebbe. Noi siamo più strong. Ci piace anche lo schema di colore, complimenti. Grazie. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario? No. Però... Qualcosina glielo direi, ma per adesso sto vincendo, quindi mi sono rimangiato. Mi rimangio tutto, nel caso dopo. Vuoi replicare qualcosa? No, assolutamente. Ammetto che comunque la prima partita è stato particolarmente sfortunato lui, particolarmente fortunato io, ma ciò nonostante ho perso lo stesso. Come una gloria.
Come vanno i fantasmini? No, bene, dai, sono simpatici. Hai messo questo? Sono simpatici da giocare. Siamo contenti. Poi ci giriamo e andiamo invece a vedere i superstiti. Chi gioca il team oggi qui in USM? Qui vediamo che siamo arroccati agli angoli, abbiamo degli zinciosi personaggi contro altri caotici degli angeli oscuri, ovviamente. Come si dice ormai battuta scontatissima, lo so anch'io. Come sta andando? Beh, stiamo cominciando, vediamo un po', speriamo di vincere. Vogliamo cominciare a dire brutte cose al tuo avversario per sfidarlo? No, dai, ci si diverte, siamo qui per divertirci, non per insultarci. Vuoi dire tu le brutte cose? Ma no, dai. Nel caso dopo, vediamo come vanno i dadi. Nel caso se perdo. Allora esatto. Lì, brutte esatto. Cose esatto. Arrabbi. Esatto. Qui abbiamo Necrons contro Meccanicus. Qui ancora siamo nelle fasi iniziali, giusto? Sì, sì. È ancora cominciato. Volete dirvi delle brutte cose prima di cominciare? Sfide, lanciare cose? Ma no, dai, tranquillo. Siamo entrambi dei rottami, teoricamente. Siamo effettivamente un po' uno scontro tra cugini. Nel caso, allora, ripasseremo dopo. Intanto bocca al lupo e buon divertimento. Mi sembra di vedere Templari Neri contro Templari Neri. No, i Templari Neri, quelli là, sono stati catturati malamente da dei pesci, nessuno sa come. Saranno caduti in una boccia? Può essere, questo punto. Vuoi dire delle brutte cose al tuo avversario a riguardo? No, perché poi sono stato catturato, quindi sarebbe pessima pubblicità per me. Vuoi dirle tu delle brutte cose al tuo avversario? Gne, vi abbiamo fregato ancora. Molto bene. Qui abbiamo Arlecchini contro Tiranidi. Come sta andando? Ancora niente, per fortuna. Siamo ancora vivi. Ma no, è già da un po' che sto facendo guerra psicologica. Vuoi replicare qualcosa? No, sono del tutto annichilito dalla guerra psicologica. Anche molto come bene. Vedi, sono più aggressivo, quindi è un altro. Giochi molto agro in questo senso, certo. Anche a livello di tattica sudore psicologica. Certo. Dopo la prima tornata di partite, con il nostro Doc Nico che si sta rifocillando in questo momento dopo aver preso una legnata dopo l'altra. Ciao. Il legnatore di Doc Nico. Un saluto a tutti. È stato un avversario leale e molto divertente giocare con lui. Perché i goblin? Perché sono tanti, stupidi, folli. Non ci capisci niente né tu né l'avversario quando li giochi. Quindi a me non piace giocare con tutte le cose facili. Più difficile è, meglio è. Fantastico, grazie. Ma ragazzi, sento una presenza nell'aria. C'è un colombino! A questo punto, signori, io passo il testimone e mi levo dalle balle. Ciao a tutti, sono I am back. Colombino is back e sono venuto qui a questo evento per... Colombino! Qui ora stiamo per riprendere la fase pomeridiana del torneo. Come vedete, invece, i nostri amici di Kill Team sono in pieno fermento. Stai godendo? Sì, questa volta sì, perché Ray Rifle si è ripagato i suoi costi in punti. È stata una combinazione micidiale, veramente. Spiegagli la combinazione. Praticamente si è beccato un proiettile che era grosso più o meno quanto, non lo so, quanto una sbarra di tungsteno di 30 cm. L'ho decapitato in pratica. Su postone! Tra l'altro il povero Lictor. Poveri Lictor, pucciosissimi aggiungere. Volevano solo abbracciare. Sì. Ti piacciono i Tiranidi? Quanto gli scarafaggi? Un po' di Emmen. Perché? Perché i suoi river sono un po' veloci e mi hanno fottuto la reliquia. Ma questo gioco qua com'è che funziona? Cioè, si usano i modelli di Warhammer normali o con delle regole speciali? Si usano i modelli base di Warhammer, non tutti, tipo i veicoli non puoi metterli. E sì, cambiano le regole, però essenzialmente sono quasi tutte le stesse, diciamo. Le caratteristiche sono sempre uguali. Sono le regole base che cambiano rispetto a Warhammer normale. Non lo conosco questo gioco, adesso sono qua a vedere un po' come funziona. E adesso che l'hai conosciuto, come ti sembra? Non lo so, dovrei conoscerlo un po' meglio. Mettiamola così, questo gioco. Cosa potremmo dire a Colombino per fargli cominciare il gioco di Kill Team? Compra una scatola. Barbone, aggiungerei. Giusto per essere chiari, io voglio vincere, non voglio mica perdere. Allora, domandiamo a questo punto, c'è qualcosa da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono pochi modelli, quindi bastano pochi soldi e c'è tanta strategia, quindi ti puoi sbizzarrire, fai quello che vuoi, ci si gioca, puoi avere tutti gli eserciti che ti paiono, strategie che vuoi, è bello, è libero, costa poco, pochi modelli, tanta personalizzazione. Invece Cici, cosa stai provando a sculacciare il tuo avversario?
Ebbene sì, io ho i miei bei templaroni che hanno deciso di riportare una reliquia verso il loro pianeta natale che non ha... E nulla li potrà fermare in questa cosa. Assolutamente nulla, soprattutto perché i river possono scavalcare le cose col rampino e quindi si corre come dei dannati. Perché abbiamo voluto giocare barbinamente gli elfi? Perché siamo stupidi. Come si stanno comportando sul campo di battaglia? Benissimo, come vedi. Mi stai prendendo le legnate? Un tantinello. Ce la stiamo giocando tra i due più sfigati della Games Workshop. Io sono il penultimo, lui è l'ultimo di solito nei tornei. Ci alterniamo, io arrivo sempre penultimo, mai ultimo. Quindi avete questo vezzo di rimanere in fondo alla classifica. Come attesta la spilla del disonore, guarda qua. La spilla dell'infamia. Colombino! Dei poveri. Esatto. Colombino, vuoi chiedere qualcosa ai nostri eroi? No, stavo guardando i modelli, sono quelli del Mechanicum, quelli lì. Non li avevo mai visti. Sono usciti qualche anno fa. Soltanto. Perché Dark Angels? Perché mi piace come capitolo, è una cosa che mi ispira, allora mi sono divertito a farli. E come si stanno comportando? Bene, bene, se avessi emulsione che non facessero di carta pesta sarebbe meglio, ma va bene così. Poi quando torno a base faccio una chiacchierata con l'Adeptum Mechanicus. Insomma, porteremo le dimostranze e ci sentiranno. Sta andando abbastanza bene, dai, pensavo peggio. Perché Necron? Perché sono facili da dipingere. È tutto metallico, dici. Va bene. Colomino, vuoi chiedere qualcosa ai nostri amici? No, adesso no. Ce ne frega niente, giusto. Passiamo di qua. Vorreste dire voi qualcosa a uno che non ha ancora mai giocato a Kill Team? Beh, di provare, una cosa semplice e veloce, ci si può divertire insieme. Questo è quanto. Sì, dai, con pochi euro ti tiri dentro, quindi puoi farlo tranquillamente. Provalo. In particolare, tu che sei un barbone, potresti giocare molto volentieri a questo gioco. Ora, Colombino, passiamo dalla parte di Underworlds, però qualche domanda falla tu ai nostri amici. Ti senti pronto? Non lo so. Come non lo so? Non so cosa chiedere, capisci? Ti ho fatto un po' di esempi, no? Sì, certo. Vuoi dire intanto come mai sei sparito ai nostri amici che ci seguono, che hanno richiesto a gran voce il tuo ritorno? Cioè, io, come avete sentito in un episodio, è stato intervistato il mio sicario che mi ha ucciso. Quello che diceva di averti ucciso, ma a quanto pare ha millantato questo tuo omicidio. Cioè, io, no, mi ha ucciso per davvero invece. E come hai fatto a tornare? Sono dovuto resuscitare, ovviamente. Ci ho messo Che lavoraccio, insomma. Ci ho messo un po'. Come l'imperatore. Sei un perpetuo. Scopriamo che Colombino è un perpetuo. Rivelazione shock. Siamo un po' scioccati da questa cosa. Cos'è un perpetuo? È uno che non muore. Uno che... muore, ma non muore. Chiederei a Luca Croce di spiegarci cos'è un perpetuo, ma non ce l'abbiamo qui e quindi andiamo avanti. Ci sono anche altri tornei in corso, dei quali non ci occuperemo oggi. Ok. E qui fervono comunque i giochi alla UESM a Milano. Avrei una domanda da farti. Com'è che hanno cambiato nome a questo gioco? Prima si chiamava tipo Shieldspire... Adesso si chiama in un altro modo. Allora, non è che si chiamava Shadespire. Il gioco non è che si chiama Shadespire. Il gioco è Warhammer Underworld. Scusa Mattia, è che Colombino ogni tanto ha bisogno di qualche refresh. Il gioco è Warhammer Underworld e Shadespire è il primo ciclo, la prima espansione. Un po' come per Magic c'era Mirrodin e non mi ricordo qual era quella dopo o quella prima, per intenderci. Il gioco resta Magic. Magic due punti, nome, stessa cosa qui, quindi è Warhammer Underworld, due punti, Shadespire il primo, Nightvolt il secondo e potrebbe essere Busto Garolfo il terzo, per esempio. Questi pupazzetti che non è ancora schierato sono morti o...? Ah, ok. A che turno sei? È la seconda. Seconda fase d'azione della prima partita. Quindi è rimasto un pupazzetto a testa. Minchia, la sfida mortale. Ciao signori, come sta andando? Ciao. Bene, bene, dai. Stanno morendo un po' di orchi, però. Ma per me va benissimo. Ma è un mirror match questo? Sì. I suoi sono rossi, però. Cosa stai facendo, Fra? Sto leggendo un simpaticissimo e appassionante fumetto D&D quinta intenzione. Caro diario, qui vedete il D20 fino in fondo. Che roba. Interessanti e divertenti, parlano delle avventure ovviamente di Master e dei loro giocatori. In particolare questo è ambientato nel difficile compito di un Master che va a masterare un'avventura ad altri Master. Oddio, ma per dire, cioè un Primaris quanto sarebbe grosso rispetto a uno Space Marine normale? Guarda, lo vedi lo Space Marine che parte lì sotto, mm-hmm. ma
Fra è più alto, quindi il Dark Angel è uno Space Marine. E Fra è un Primaris. Ho capito, ho capito. Ci si trova con il giocatore lento, com'è? Molto piacevole. Com'è passare, che so, una pausa pranzo ad aspettare le mosse dell'avversario mentre tutti riposano, vanno a mangiare, fanno dei massaggi alla spa? È stata un'esperienza formativa interessante, in realtà. Mi pare di aver visto i tuoi Magor a Zoccolo di New. Sì, assolutamente. A un certo punto stavi giocando a Kings of War contemporaneamente. Esattamente, perché infatti c'è... Che mossa, signori! Sto giocando a Risico, a un certo punto anche esatto. A Kings of War. Esattamente, funziona così Kings of War, è bello per questo. Che non te ne rendi conto alle volte. Esatto, probabilmente la Mantic ci diffamerà, non ci diffamerà, ci beccheremo una denuncia dalla Mantic per diffamazione. Può essere, ma tanto ormai. Tanti modelli fanno cagare, diciamolo. Li compra nessuno. Esatto. Ma neanche chi ci gioca, tra l'altro. Infatti. Sapete la vera storia della Mantic? Sì, l'ho letto. Di Kings of War. Grazie al nostro Nicola Sacco. Ha reso pubblica questa cosa, per chi ancora non lo sapesse, e se non lo sapete seguite la Stropate, perché vi dice tante cose interessanti. Ciao mamma anche da dietro. A un certo punto la Mantic stava lievemente copiando i modelli della nostra Games Workshop. A un certo punto chi di dovere alzò il telefono e disse: ma basta, ok. Loro, per dire che non è vera questa cosa, abbiamo assolutamente sviluppato un gioco tutto nostro, andarono dal buon... non è Luca Croce, assolutamente. Cavatore, scusate, grazie, arriva la regia, grazie regia. Quindi andò dal nostro Alessio Cavatore, gli chiese di scrivere le regole in tipo 10 minuti, cosa che fecero per giustificare questo scopiazzamento di miniature ad cazzum. Questo è. Poi se volete sapere la storia scritta meglio, andate sulla Stropate. Ciao Nicolas. Ciao mamma. Vieni qui tu, vieni qui. Com'è andata la partita? Bene, ho vinto. Bene, perché hai vinto, le hai vinte tutte? Sì, no, allora, le prime sì due no? Le ho perse e la seconda... No. No. Però sta andando bene, dai. Andando bene cosa vuol dire? Ho vinto l'ultimo. Su quante? Su tre. E le altre? Perse. Quindi 2-1, stai andando bene? Sì, dai, diciamo. Sicuro. Cosa hai scelto come banda da guerra? Nani, ovviamente. Perché i nani? Perché con le chiappe al vento? Perché sono belli, dai. Certo, dai. No, perché sono bravi. Mi piacciono i nani, quando guardavo Signore gli Anelli e lo Hobbit, quindi basta. Perché uno sano di mente la domenica viene a giocare qui invece che stare a casa? Beh, perché a casa non faccio niente. E invece qui perdi le partite. No, beh, dai, no. Come ti chiami? Michele. Di ciao. Ciao. Ciao, Michele. Ciao, bell'uomo, ti chiami? Stefano. Perché Stefano? Perché sì. Cosa giochi? Shadespire. Che banda, grazie. Ok. Gli spettri. Perché? Perché li sto... Piacciono i fazzoletti? No, perché li sto provando. Sono indeciso tra gli spettri e Magor. Magor ci hai giocato? Sì. Hai vinto? No. Con gli spettri? No. Forse il problema non è la banda. Non ho mai vinto una partita. E forse il problema non è la banda. Lo so. Questi fazzoletti volanti per il momento non vanno tanto bene. No, allora, il mazzo... Perché hai scelto gli spettri? Cosa ti attirava? Mi ispirava un po' l'idea della meccanica di gioco, sì. Ho portato loro perché ero indeciso, sinceramente. E anche perché di Magor devo ancora rifare un po' il mazzo. Questo è il primo torneo? Sì. Valutazione su questo torneo? Non lo so. Come sta andando? Ti stai trovando bene? Ti è piaciuto? Io lo rifarei? Mi sto trovando bene, lo rifarei, sì. Con la stessa banda? No. Cosa porterai la prossima volta? Allora, sarei indeciso tra
orchi e Magor. Sei sempre Magor, ma probabilmente sceglierai gli orchi. No. E su questa notizia bomba, signori, riprendiamo il nostro giro. Grazie. C'è anche una Nancy oggi. Salve. Ciao. È bellissimo guardare il disagio negli occhi delle persone intervistate da quest'uomo. Non so cosa abbia detto, ma è stato bellissimo. Un momento che ricorderemo con affetto e con affezione. Grazie. C'è un uomo che vuole essere intervistato. Secondo me lui vuole essere... Andiamo a intervistarlo allora. Il mio senso di pirla sente che qualcuno qui si è imboscato. E lo abbiamo trovato. Il mio senso di pirla funziona benissimo. Ciao. Ciao. Vuoi dire in telecamera alle belle donzelle che ci seguono come ti chiami? Samuele. Di ciao Mauro alle belle donzelle. Ciao Mauro. Ok. Cosa giochi, Samuele? Gioco Stormsire, cioè i maghi di Sigmar, diciamolo così. Quindi maghetti e tante magie. Perché non dire spezza maledizioni? Perché siamo un po' più Stormsire, che spezza maledizioni, no, ti torna. Quindi sì, abbiamo fatto 3 partite, sempre vinta, quindi 6-0, 45 glorie di Delta up. E adesso abbiamo l'ultimo match in cui ci giochiamo il torneo e speriamo di non sfigare come settimana scorsa. O qualche altro torneo dove ti sei un po' più imbufalito invece. Mi sono imbufalito perché giocavo aggro e potevo, passatemi il termine, sucare dall'oppo. Quindi se sfigavo male anche tirando 4 hit, lui faceva un solo crit, io tiravo i pugni sul tavolo e qualcuno è testimone. Quindi ho deciso di tirare le magie così. Sta andando meglio però. Saranno molto, molto meglio, scelta vincentissima. Perché hai scelto proprio questa banda e non qualsiasi altra? Allora, c'era qualcosa del difensivo che mi piaceva sperimentare. Sono sincero, che con gli orchi non avevo mai fatto, perché essendo una banda... Bello fare punti stando fermo. Ma è più bello fare punti giocando tecnicamente che stando fermo. Nel senso, ogni scelta è ponderata per o fare la gloria o fare una kill, fare una gloria, fare una kill, fare 3 glorie. Quindi magari finisci il primo round che con un attacco magico hai fatto un ucciso, ma sei già 6 up. Vuoi svelare a chi ci sta seguendo quali sono le carte più importanti del tuo mazzo? Quelle che secondo te lo fanno girare meglio? Sì. Sicuramente incanalare la tempesta, quindi una gloria gratis per essermi esaltato. Così, che sei bello. Sì, più un danno ad azione di attacco magico, quindi puoi fare 3 danni con Amarone, facendo l'attacco a distanza, a distanza 3, utilizzando pozione della rabbia, quindi tirando 4 dadi magia per fare 3 danni, quindi fare quasi sempre one kill one shot. E terza carta che non può mancare... Stratega supremo. Ultima domanda, giusto per... Sì. Cosa diresti a chi ancora non sta giocando ad Underworlds o ancora non sta facendo i tornei? Stanno perdendo l'80% della parte bella di questo gioco e il 100% del far parte di una comunità. Grazie e in culo alla scheggia. E in culo alla scheggia. Ciao. Bao. Lui. Salve. Noi sappiamo che tu hai già giocato a questo gioco. Sì, facevo schifo come tutti gli altri giochi. Ce ne parli un po' che non lo conosciamo? Allora, siccome non lo conosco neanch'io, sparerò un mucchio di stronzate su questo gioco. Tanto noi fringeremo le credici, perché tanto non lo conosciamo davvero, quindi. Allora, è un gioco di Star Wars. Si chiama? Assalto Imperiale. Se volete spendere i vostri soldi in modo immane, siccome per iniziare a giocare penso siano 80 euro, e comunque devi stare o dalla parte dell'impero o dalla parte... Dei ribelli. Dei ribelli. E niente, vi saccagnate finché qualcuno non vince. Divertente perché? Non è molto divertente, se devo... No, quando ci giocavo non mi divertivo, insomma, se non vinco non mi diverto, quindi non vincevo mai alla fine. Giocavi impero o ribelli? Impero, quando potevo, perché alla fine mi facevano sempre fare i ribelli ed era quello che mi faceva perdere, perché... Quindi ti facevano perdere apposta? Eh sì. Okay. Noi sappiamo che qualcuno a casa tua forse bara un po'. Vuoi dirci qualcosa a riguardo? Dobbiamo fare un appello. Allora, faccio un appello al mio ragazzo e gli dico che le numerose regole che utilizza lui per giocare a Warhammer e per battermi, nonostante a volte io non lo ascolti, sono sbagliate comunque. Quindi se lui vince è perché le regole sono sbagliate. Non è colpa mia. Questo piegare le regole per vincere le partite e poi la gente non si diverte e molla i giochi. Non si fa. Brutta cosa. Colombino, cosa vuoi dire a riguardo? Tu non bari mai. No. E non sai neanche giocare. No. Quindi? Vabbè, quando sapevo le regole non baravo. Sapevi le regole di che cosa? Warhammer.
stato colombino, è stato un grande giocatore di Warhammer Fantasy con l'esercito dei... Beh, un po' tutto, insomma... principalmente demoni del caos. Un demone, un dio in particolare o... Zinch. Ancora? Certo. Vuoi chiedere qualcosa a Nancy riguardo ad Assalto Imperiale? Ti piace il gioco? No, però va bene. No. Non ho sentito. Vuoi chiedere qualcosa a Colombino in generale, tanto comunque risponderà a caso? Ci avevo giocato una volta in realtà qualche anno fa. Scoop, signori! Però... Colombino ha giocato anche ad Assalto Imperiale. Non ho capito molto bene come funzionava questo gioco. Mi sembrava un po'... No. Comunque all'appello di prima, il fatto che io modifichi le regole 12 volte di più di chiunque altro non significa che bisogna farmi capire le regole giuste per vincere. Non è giusto nemmeno quello. Dovete perdere contro di me, se no non siete più miei amici. Non you what? Questo cosa dici? Beh, il paesiello per esempio secondo me lo farà subito. Perderà come in me che non si dica. Vabbè, tanto potremmo giocare ad Underworld. Il paesiello ancora oggi non ha vinto una partita. O quantomeno non esiste prova documentata del fatto che abbia mai vinto una partita. Davvero? Sì. Vuoi dire qualcosa al paesiello? Povero paesiello. Ma gioca Korn. Zinch. Gioca Zinch. Per forza che perde. Perché? E lui non è di Zinch. E diglielo. Si vede. Paesiello, devi giocare Korn. Devi giocare Korn, paesiello. Non Zinch. Cioè, è evidente. Cioè, quando ci sono dei segnali chiari dagli dei del caos, tu devi coglierli. Quali segnali? Come ho fatto con... Devi giocare Korn. No, appello a paesiello. Paesiello, tu devi cominciare a giocare i goblin. In qualche modo, tu devi riuscirci, perché sono... Perché? Sono loro che ti chiamano. Perché? Perché i goblin. Non ha senso, è quello che ha detto lui, quindi non ha senso. Mi stavi facendo il colombino anche tu. Ce n'è già uno, non lo devi duplicare tu. Ma io non ho detto goblin. Ciao. Buongiorno Fiorellino. Io ho detto che deve giocare i goblin. Non mi sembra. No. Korn deve giocare. Andiamo a recuperare. Salve, lei cosa ne pensa di questa giornata? Io sono nuovo e passavo di qui a guardare ne socia. Ero qui e non lo so, c'era bella gente, ho visto degli anziani lì che guardavano le carte del cantiere, sono entrato. Tutto bene, ne? E lei a tombola ci gioca, briscola, vince? No, perché poi mi emoziono. E mi viene la tachicardia, il dottore ha detto che non va bene. Quindi... Si è reso conto di non essere in un circolino pubblico? Non so dove sono. Aiuto! Si gira! Venitemi a prendere! Sono perso! E siamo tornati tra voi, come capite qui è un rutilante momento di alto video. Se però devi ridermi alle spalle, riprendi quello da dietro per cortesia, che non aiuta per niente. Scusi lei. Allora, ti ho visto, vieni qui, adesso ne prendiamo un'altra vittima. Com'è questo torneo? Fantastico, dai, si... Perché? Gioca a Nightvolt, si gioca contro liste che non si conoscevano, si conoscono nuove persone, il gioco è fantastico, veloce e divertente, c'è il modellismo, c'è il gioco da tavolo, c'è la semplicità nel gioco, quindi... Bastava anche meno comunque, dovevamo fare tutto il cameo di Underworld. Detto questo, che banda gioca lei? Io gioco gli orchi. Perché? Perché sono orchi. Perché dovrei giocare qualcosa? Vabbè, allora i goblin sono goblin, giochiamo i goblin. Orchi, basta, cioè, si gioca solo orchi. Sei un orcofilo. Sì, ho solo orchi. Maiale. No. Anche un po' brighella. Come sta andando il torneo? Malissimo. Ne ho vinta una, ne ho perse due. Ma non per colpa degli orchi? No, per colpa dei dadi. Che tirava? Schifo, completamente. Un colombino, ancora? Ancora qua. Cosa c'è? Niente, sono qua. Deve esserci qualcosa per forza, scusa. Era un, due, tre, Stella! Ok, quindi questo microfono mi inquieta un po' così. Lo giro così? Sì, mi piace. Meglio. Di più. Ditemi, facciamo una conversazione almeno. Dici qualcosa! Come ti stai trovando qui oggi? Hai caldo, hai freddo, stai bene? Ho caldo. E perché non togli la giacca?
vi toglierò la giacca. Noi stiamo aspettando che finisce questo torneo, no? Sì. Okay. Hai notato il vestiario di Colombino che assomiglia molto a quei video russi dove ballano Bon Jovi? Mette i video dei russi che si vestono Adidas e cominciano. Beh. Poi io lei ti ha fatto una domanda. Rispondi. Dire qualcosa. Cosa ma lei ti ha appena fatto una domanda. Che domanda? Non hai ascoltato neanche una domanda? Hai fatto qualche domanda? Quindi. No, io non volevo ballare. Non era qui per. Non ero venuto così per ballare. Cioè, però. Colombino non è venuto per ballare oggi. In teoria. A un torneo di Underworld e Kill Team, Colombino non è venuto per ballare. Potresti farlo, sei libero di farlo. Certo, non lo farò, eh. Sì, no, che lo farai. Ma magari ti aspettavi che lo facessi a questo punto. Ormai mi aspetto di tutto a questo punto. Andremo a creare molto, molto disagio alla gente. Ciao, a cosa state giocando? Stiamo giocando a Kill Team. È un gioco di miniature di schermaglie. Ok, non so minimamente cosa sia. Spiegamelo. Si tratta di azioni di guerriglia dietro le linee nemiche ambientato in un universo nel 41esimo millennio. Ottimo, avete già cominciato, la partita è iniziata e finita? La partita è già cominciata e siamo addirittura ad arrivo. E chi è che sta vincendo? Per il momento sto detenendo anche il vantaggio, anche perché la fortuna è molto variabile a questo tavolo. A questo punto andiamo a chiedere una cosa all'avversario. Vuoi insultare il tuo avversario in qualche modo siccome sta vincendo? No, dai. E invece puoi farlo e so che vuoi farlo, quindi io ti spingerò a insultarlo. Sei un po' uno stronzo, eh. Con quel coso lì, eh. Allora, ragazzi, dobbiamo guardare il fatto che questo insulto è stato molto fine e molto educato, quindi... No, secondo me si stava trattenendo, quindi torneremo dopo a sapere... Il disagio l'abbiamo compiuto per questa volta, abbiamo fatto la cosa giusta. Grazie, ragazzi. Stanno litigando, grazie a me. Colpa mia, merito mio. Ciao ragazzi, ciao. Siamo in giro per creare del disagio. A cosa state giocando? A Shadespire, Warhammer Underworld. Ok, molto carino, questo mi piace più dell'altro. A che punto siete della partita? Abbiamo iniziato, questa è la secondo round, diciamo. Quindi sta vincendo tutto, lui, vero? È ancora tutto da vedersi. Certo che i maghi sono un avversario molto tosto. Vincerai tu, guarda, intervistiamo la persona che vincerà questa partita. Sei felice di star vincendo questa partita e di vincerla sicuramente? Sì, se la mettete così, certo. Ok, noi la mettiamo così. Perfetto, comunque questo gioco mi piace, eh. Questo è molto più carino, questo è bello. Mi sa che lo comincerò anch'io e perderò anch'io questo gioco. Come è giusto che sia. Salve! Faccio anche le piroette. Peccato un momento preciso. A cosa state giocando? Un secondo e poi rispondo. Posso tirare un martello su 4 dadi, santo Dio? Allora, è un giocatore ostile questo, purtroppo non si vuole prestare alla nostra intervista, quindi tenete bene a mente il suo viso e ricordatevi che purtroppo... visto tra l'altro sulla guida, mi pare. No. Non è una persona socievole, state attenti comunque, perché è un caso comunque da rinchiudere. Ma io vedo pochi pupazzi. A cosa state giocando e soprattutto a cosa stai perdendo? Allora, stiamo giocando a Warhammer Underworld, di cui c'è un torneone proprio oggi. I miei diavoli di Magor teoricamente dovevano menare i fantasmi della Briar Queen, ma sono stati menati in malo modo, poverini, quindi... Tutto la regina poi. Sì, esatto, tutto lei ha fatto, quindi partita in salita. Vista l'ostilità di questa persona, io sono felice che stia perdendo. Andiamo dall'avversario. Lo hanno già insultato i dadi, quindi va bene così. Questa, ragazzi, questa era bella. L'hanno già insultato i dadi, è stata stupenda. Grazie mille. Stiamo creando disagio in giro e intervisteremo anche la vostra partita. Chi sta menando chi? Chiedilo a lui che è meglio. Ha sculato fino adesso. Ok. L'avevo già dichiarato. Perfetto. Allora, vediamo un attimino la partita. Chi sta giocando questa partita? Nel senso, le miniature di che fazione fanno parte? Due Cus Breaker. Non so. È il derby di casa. Ottimo. Vuoi insultare il tuo avversario anche tu, siccome l'hanno fatto tutti? No, se l'hanno fatto tutti non infierirò, perché ha sculato fino adesso e sei arrivato qua è solo merito del culo. Ragazzi, questa era cattiva. Ma torniamo su questo tavolo con Assalto Imperiale. Ciao, stai vincendo ancora? Più o meno.
Ragazzi, lui è il campione dell'anno, prima ho saputo di una vittoria schiacciante da parte sua. Vediamo un attimino, di cosa parla questo gioco? È ambientato nel mondo cinematografico di Star Wars, in cui ci sono più modalità di giocare a questo gioco. Noi stiamo giocando in schermaglia, cioè ognuno ha 40 punti e può prendersi i personaggi che vuole. Ogni personaggio ha dei punti, più delle carte comando, che sono, diciamo, degli eventi che succedono e che possono trarre vantaggio al giocatore che li gioca. Ragazzi, questa è una spiegazione fantastica, quella che prima io non sono riuscita a dare, quindi mi sto abbastanza vergognando della grandissima figura che ho fatto prima. E chiediamo all'avversario, il suo avversario è forte? No, è forte, mi batte sempre. Perfetto, e come sospettavo io, abbiamo davanti un giocatore molto incallito. Vi salutiamo, ragazzi, ciao. Ma adesso osservate quel tavolino verde. Io lì, secondo me, se vado a chiedere qualcosa, vengo catapultata. Ma Colombino, vai tu a fare una breve intervista. Buongiorno, posso rubare un attimo del vostro tempo? Sì, anche tu. Questo gioco qui cos'è? Cosa state giocando? Come funziona? Prego. Un gioco di guerra tridimensionale su base storica. Cioè, ci si simulano combattimenti tra eserciti dello stesso periodo. Qui abbiamo dei persiani della Parti. Persiani? Parti. No, sono i Parti, non sono i persiani. Parti, ok. Erano i persi. Che combattono. Ora sapete benissimo cosa sono. Sto ascoltando. Contro un esercito iberico di fanteria. Iberici. Spagnoli antichi, sì. Però, cioè, Parti contro i... Parti contro iberici non è molto storico come scontro. Il periodo storico non è lo scontro storico, comunque si possono fare anche scontri storici. Ma quindi ci sono, non lo so, scontri anche della periodo della seconda guerra mondiale? Romani tranquillamente si fanno anche seconda guerra mondiale, prima guerra mondiale? Sono altri regolamenti. Qua noi facciamo il periodo praticamente che va dall'inizio della storia fino all'inizio del Rinascimento. Ho capito. Figo. Perciò copriamo qualcosa come 3.000 anni di storia. Non me lo aspettavo, questo è uno dei giochi più interessanti che io ho visto qui, quindi mi farò altre domande. L'esercito più forte che è stato registrato in questo gioco, con più vittorie, che esercito è? Non lo so, la mia prima partita a sto gioco. Ottimo, quindi abbiamo anche la prima partita. In genere, comunque, nei giochi storici non esiste un esercito più forte, esistono degli eserciti un po' più performanti, altri un po' meno. E a questo gioco si può giocare in quanti? Si ha un numero massimo di giocatori, un numero minimo? Allora, il numero standard è due giocatori, uno col suo esercito e l'altro, ma si fanno anche battaglie con più grosse, in genere si fanno le battaglie, si riproducono le battaglie storiche, si può essere anche in 6, 8, 10 giocatori. Ragazzi, è stata una bella intervista questa, grazie a tutti. Ciao ragazzi! Ciao. Vorremmo fare delle domande, ma vi vedo molto presi. Che gioco è questo? Warhammer 40.000. Ok. Non rispondere a me che vengo malissimo in video. facciamo rispondere appositamente a lui perché viene male in video. Quindi creiamo ancora più disagio. A che punto siete della partita? Penso che sia appena iniziata. Appena iniziato. Ok, tu che esercito hai schierato? Lui che esercito ha schierato? Lui sta schierando la Guardia Imperiale e io sto giocando gli Ultramarine. Ok, perfetto. Warhammer 40.000, per chi non conoscesse il gioco, ma credo di sì. L'utenza media credo che lo conosca. Chi pensi che vincerà? Ci abbiamo 5 turni e siamo all'inizio, ancora è lunga. Ma io voglio sapere il tuo pensiero, così io, che tuo... Vinco io. Perfetto, allora andiamo dall'avversario per sapere se vuole insultarlo. Lei vuole mandare un insulto al suo avversario siccome dà per scontato di vincere? No. Mi trovo d'accordo con lui. Ragazzi, questa è una cosa... Ma... Neanche uno piccolino educato? Io penso che la sportività sul tavolo da gioco sia la cosa più importante, quindi no, neanche uno. Ragazzi, c'è troppo moralismo in questa cosa. Io sono sconvolta e purtroppo il disagio in questo tavolo non siamo riusciti a crearlo. Siamo tornati per sapere chi sta vincendo. Sta vincendo ancora lui? La situazione si è... La partita è finita. Chi ha vinto? Ho vinto io. Lo sapevamo tutti. Adesso...
ho ammazzato il modello bastardo e questo mi piace. Questa è una grandissima vittoria. Posso capirlo dal mio punto di vista che perdo sempre, però i modelli bastardi quando li faccio fuori sono felice. Mi hanno detto che sono finite delle amicizie, hanno indicato delle persone grazie alle vostre, a causa delle, per le vostre interviste. Com'è? Siamo andati addirittura ad intervistare un tavolo, Francesco, al quale giocavano un gioco storico tra spartani e ispanici, parti e iperici. Comunque sia, pensavamo di prendere gli schiaffi da questo tavolo, ma ci hanno trattato meglio di chiunque altro. Lei cosa ne pensa del gioco tra i parti iberici? Non saprei, non sono ginecologo, mi devo chiedere a Doc Nico in quel caso per i parti iberici. Benvenuti Galattici Amici e... soprattutto Galattiche Amiche. Siamo qui, sempre, alla USM di Milano, al torneo di Underworlds e Kill Team già finito, e siamo qui con un losco personaggio. Siamo qui con... Tu sei Diego, dall'Alearum Mundus, di Spilamberti Modern. Che oggi è risultato, per chi se si riesce a vedere, il miglior generale. Veramente il miglior sculato. Perché ha tirato i dadi a caso e è andata bene, quindi. Me ne hanno tirati anche dietro, vedi te. Ma tanto mi dicono, tu fai parte anche di associazioni cose, oltre a venire qui a prendere premi a caso, sacchetti di dadi, portadadi, cotillon. Sì, faccio parte dell'Alearum Mundus, vorrei ringraziare il presidente e Cecco, gli vuoi tanto bene? Ciao Cecco. Questa leccata così, gratuita, eh? E cosa fate voi come associazione? Come associazione noi ci occupiamo di gioco ludico non elettronico, svariamo da giochi analogico. Variamo tra i board game, tra Warhammer, Fantasy, Warhammer 40k, giochi come Underworlds e famiglia via dicendo. Ma qualcuno mi ha così nell'orecchio suggerito che vi occupate anche di mazzi deck. Vorrei ringraziare Deckers intanto, che sponsor ufficiale della giornata, che è il programmino gratuito per tutti i nostri amici di Underworlds. E dove lo trovano? Lo trovate online su techers.com, lo trovate facilmente andando su Google e digitando Warhammer Underworld Techers. Per chi non avesse capito, Warhammer Underworld Deck. Sì, avevamo qualche piccolo difetto di R Moscia, le ho dimenticate a casa, scusate. Le doppiamo noi, non ti preoccupare. Stamattina avevo fretta. Tanto vieni da vicinissimo, noi siamo a Milano, tu vieni da Busto Arsizio. No, vengo da Modena. Da Modena, dietro l'angolo. Castelvetro di Modena, dietro ancora più lontano. Voglio dire, no, poi sono letto presto, alle 4 di mattina. Sì, alle 4, alle 7 c'era già la sveglia ed ero in partenza. Quindi sveglio un po' prima. C'è uno a cui piace dormire, è interessante sapere che no, i campioni sono persone che dormono un sacco. Deckers, e saluto il nostro programmatore di Deckers, Pietro Nucci. Altra leccatona, e qui stiamo leccando pulie a destra manca, perché sennò quando vado giù mi fanno la pelle. E Deckers è stato sviluppato per aiutare la gente per creare il proprio deck con Underworlds. Avendo tutte le carte nel gioco in uno per, bisogna fare la lista attualmente e la lista deve essere regolare per il gioco. Con Deckers vi è facilitato perché avete la scelta tutte le carte esistenti, in modo che quelle che non avete potete visionarle e vedere se poterle acquistare, e vi facilita anche per costruire un mazzo regolare per i tornei, per l'appunto. Non ci avete niente da fare, vi scrivete questa cosa. Sì, stiamo anche sviluppando il programmino per la gestione dei tornei, sempre in Deckers. A proposito di deck, cosa giocavi oggi? Io oggi giocavo i Curse Breaker, ma per una fatalità, visto che era lo stesso team che ho provato a Verona, dove ho vinto anche a Verona, con quel mazzo lì, e avendo finito a 4 non ho avuto tempo fisico materiale per montare un altro mazzo, quindi è la prima cosa che ho preso su e ho portato a Milano. Quali diresti sono le carte più importanti di questo tuo mazzo che ti hanno aiutato a vincere? Visto che poi, se volendo, ti chiederanno probabilmente anche poi la lista completa del mazzo. La lista completa la troveranno tranquillamente sul gruppo Facebook di Warhammer Underworlds Italia, dove scriverò il report come ho fatto con tutti gli altri tornei. E le carte più importanti, non ci sono carte più importanti. I miei mazzi sono sempre basati sul fatto di giocare carte che siano molto elastiche in qualsiasi situazione, che non siano vincolate. Le tiri sono elastiche. Elasticissime. No, carte che possano essere usate sia per l'attacco che per la difesa o in varie situazioni.
non sono carte molto forti, reputate molto forti, infatti non sono limitate, ma per come gioco io mi cambio molto la partita. Una tua opinione, una tua recensione, se vogliamo, su questo torneo, su questo evento? Guarda, sono contento che oggi siamo stati, non so il numero preciso, una ventina, poco più, di persone. Di Manigoldi, scappati no. Mi fa piacere che stia andando avanti questa cosa dei tornei quest in tutta Italia e spero che prenda un po' più piede anche tra nuove leve, e in modo da fare tornei anche più grossi per conoscere molta più gente. La cosa bella di questi giochi non è il fatto della competitività, ma perché giri il mondo, ma conoscere un sacco di gente e stracciarla sul tavolo da gioco. Beh, poi se gli poggi il sedere in faccia, quella è un'altra storia. Sei contento dei ricchi premi quotidiani? I ricchi premi, a parte i premietti standard del torneo, hanno fatto la lotteria, mi sono portato pure a casa tre premi della lotteria su, non so, una decina di premi, sono presi anche tre di quelli. Ringraziamo Giulio Taddei, quella brutta persona di Giulio, che è fuori schermo e fa finta di non sentire. Intanto un saluto ai miei amici della Guida Galattica. Ciao a tutti. Ciao. Galattici amici soprattutto. Galattiche amiche. Siamo qui sempre alla USM di Milano con i sexy e ambigui personaggi della Ludic, il solito Giulio Taddei, e abbiamo anche Andrea Mattalia. Com'è andata oggi? Com'è questo evento? Un bilancio che ne avete già fatti un po'. Adesso la Lega della Ludic sta girando da un po' nei vari eventi in Italia. Diteci un po' come sta andando. Allora, continuiamo costanti con un trend di 20 giocatori circa. Il grosso di questa partecipazione viene comunque da Milano e dal Milanese, con alcune partecipazioni, ad esempio, del brevissimo Diego, che è venuto da Reggio Emilia, e anche di ragazzi di Asti e Cuneo. La partecipazione di Underworlds si sta diffondendo in Lombardia e nelle regioni limitrofe, e siamo molto molto contenti di questo risultato. Anche a livelli associativi, come gioco serale, le attività ludiche proseguono. Oggi ad esempio stiamo registrando questa puntata in occasione della seconda edizione del Sunday Special, ovvero una giornata di gioco dedicata a tutti i nostri eventi, in cui abbiamo tenuto Underworlds, Kill Team, Board Game, eccetera eccetera. Il gioco secondo noi dovrebbe essere leggermente più supportato dalla Games Workshop, la quale troppo spesso si limita semplicemente a fornire i kit di gioco ai vari negozi. Cosa intendi per supportato? Cosa dovrebbe fare secondo te? Intanto dare più credito agli altri paesi all'infuori del Regno Unito. In che modo? Con un vero e proprio gioco organizzato, mandandolo anche a scimmiottare da altre case che hanno ovviamente un passato di gioco organizzato più maturo alle spalle, come la Wizard of the Coast, come la Fantasy Flight Games, eccetera eccetera, istituendo un vero e proprio circuito di regionali, nazionali, campionati europei, eccetera eccetera. Il gioco delle schegge nei tornei locali e nei Grand Clash è un qualcosa che paga molto e permette di diffondere il gioco nelle realtà locali, ma non supporta il gioco in una diffusione su scala massiccia, cosa che invece secondo noi, anche un po' per esperienza nei confronti di altri sistemi di gioco, l'agilità di Underworlds si presterebbe benissimo. Siamo molto contenti dell'attuale metagame. Oggi hanno rivinto Maghi. Strano, non succede mai. No, non è vero. Non voglio aderire al coro di quelli che gridano allo scandalo dei Maghi. I Maghi sono indubbiamente una fazione forte, indubbiamente tier indiscusso dell'attuale metagame di Underworlds. Ma la varietà della top 4 e della top 8 è veramente spaziale. Sintomo di un gioco sano che sta crescendo sano, quindi la Games Workshop su questo sta facendo un ottimo lavoro. Ci sta che un ciclo sia dominato da una banda, come è stato dall'inizio di Underworlds, nella prima declinazione di Shakespeare, in tutte le sue varie successive wave fino ad oggi. Quindi non ci trovo nulla di male, e anzi, fosse per me, incentiverei ancora di più il giocatore a credere nell'ottimo lavoro di questa casa che sta puntando. Tu cosa ne pensi? Vuoto in pieno tutto lui. Anche ripeterlo, era un casino. Esatto, un quarto assolutamente d'ora che ma parla solo lui. Quello che minchia, ragazzi, io vado a braccio qua, Complimenti, però bravissimo. Anche me. Presidenziale, se le suonano e se le cantano. Assolutamente. Io vorrei segnalare un secondo ottimo posto dei Goblin, che banda che viene spesso considerata un tier molto inferiore o molto for fun, assolutamente, ma che può dare grandissime soddisfazioni per me al torneista, perché soprattutto essendo una banda anche impegnativa, a mio avviso, da giocare, un secondo posto io veramente lo farei, lo sottolineerei.
Tanto vorrei sottolineare anche l'impegno dei ragazzi della Rudy, che non so tu, ad esempio, a un certo punto guardavo Giulio e sembrava che stesse lavorando. Cioè, veramente, io. Niente, sembra che lavoro, ma veramente sembra quasi che sia. Voglio dire, figa, è 8 ore oggi, spascherate. Guarda, è cazzo, incredibile. Sono 18:34, ragazzi, 4 minuti fa avrei dovuto timbrare il cartellino. Quindi, ragazzi, grazie ancora per questo evento, grazie per l'impegno che grazie ci mettete. Grazie a voi per questa presenza oggi del canale. Per noi è stato veramente un piacere avervi qui in mezzo ai nostri eventi. Per le balle, stavo dicendo. No. Anzi, bellissima presenza. Siete stati una bellissima siete stati una bellissima presenza e un'ottima aggiunta per coronare un evento veramente riuscito, e per questo vi ringraziamo. Veramente, ciao allora! Ciao!